Eccellenza, signor Prefetto, signor Sindaco, onorandi priori delle contrade, autorità e popolo tutto di Siena, carissimi fratelli e sorelle. Assieme alla festa dell'Assunta, questa di Sant'Anzano è la ricorrenza annuale che dimostra l'orgogliosa affezione di tutta Siena e delle sue contrade alle proprie radici storiche e alle sue tradizioni secolari, con il rinnovato proposito di celebrarle e di tramandarle come geloso deposito di appartenenza civile e religiosa. Una celebrazione dunque che si ricollega al passato e viene vissuta al presente con l'aspirazione di proiettarla nel futuro come segno vitale di identità storica. Le parole dell'onorando priore mi hanno fatto ricordare la storia di quando la nostra città nei momenti di maggiore difficoltà si è raccomandata alla Madonna. L'ultima volta è stata proprio nel pericolo dei bombardamenti dell'ultima guerra mondiale, speriamo l'ultima definitiva, anche se abbiamo tanto paura tutti qua, noi anche per la pace nel mondo. E in questo momento stiamo veramente sull'orlo di un baratro, ci rifletteremo tra poco, e abbiamo veramente bisogno dell'aiuto del Signore, perché è Lui che ci aiuta, ma l'intercessione è quella della Madre e noi lo chiediamo con fiducia. Il popolo senese, sin dagli inizi dell'undecimo secolo, ponendo come patrono assieme alla Vergine Maria, si è voluto identificare con la figura del martire romano Anzano. Ogni nostra contrada ha i suoi protettori e le loro feste, ma tutte insieme si immedesimano in lui, portatore del vessillo vittorioso con i colori della Balzana, simbolo di una cultura cristiana che continua a segnare, lo si voglia o meno, le nostre radici più profonde. Ringrazio dunque fraternamente l'onorando rettore del magistrato per il suo cortese saluto, saluto evidentemente tutti gli onorandi priori e ricambio tutti con sentimenti di sincera stima, per quanto le contrade stanno facendo sempre meglio per il bene comune della nostra città. Oramai, avendole visitate tutte nei mattutini delle contrade e delle loro feste, ho potuto veramente vedere, e lo ripeto continuamente, quali scrigni preziosi di memorie ogni contrada custodisce gelosamente attorno al proprio oratorio. Mi ha riempito di ammirazione e credo che sia un tesoro a cui dobbiamo attingere per trasmettere dei valori che abbiamo ricevuto al passato, come ha detto poco fa l'onorando magistrato delle contrade. Dalla visita pastorale, e concludo questo saluto, è scaturita l'importanza di fare un collegamento, perché il Vescovo ha riconosciuto l'importanza straordinaria anche dal punto di vista educativo delle contrade nella città di Siena. E allora la figura strategica è quella dei correttori di contrada, che debbono essere un punto di riferimento, dei valori umani che sono anche evidentemente valori cristiani, o dei valori cristiani che sono anche valori umani. E in questa occasione, alla fine della messa, consegnerò, come è stato detto, il nuovo rituale delle contrade, una nuova edizione aggiornata in qualche modo, ma che vuole essere soprattutto segno dell'atteggiamento di rispetto e anche di attenzione premurosa della Chiesa di Siena per le contrade, che sono i popoli che poi tutti insieme fanno il popolo santo di Dio di questa città. Coscienti proprio della necessità dell'aiuto di Dio, in questa Eucaristia sentiamo particolarmente vicini tutti i nostri santi e anche i nostri defunti, i defunti delle contrade di Siena, invocando la loro intercessione, perché attraverso veramente l'aiuto di Dio possiamo in qualche modo superare questi tempi in cui stiamo vivendo.